Innanzitutto c'è da fare i complimenti ai ragazzi. Detto questo, ragazzi, oggi abbiamo vinto il settimo scudetto consecutivo. Già 2 anni fa siamo entrati nella leggenda eguagliando altre squadre, pochissime che erano riuscite a fare 5 di fila. Scorso anno 6 di fila, eravamo già nella leggenda, nel primato dei primati. E quest'anno abbiamo superato noi stessi, visto che l'unico record era il nostro, con 7 scudetti consecutivi. Credo che sia una cosa strabiliante, nel senso che quello di quest'anno, tra l'altro, è uno degli scudetti, secondo me, che in 7 anni è nel podio, sul podio dei 3 scudetti più difficili. Il primo è sicuramente quello di Conte, il secondo è il secondo di Allegri in cui iniziamo 10 partite veramente alla 14ª posizione. E il terzo è sicuramente questo, visto che il Napoli è stato sì un avversario molto, molto forte, al di là delle polemiche e del fatto che in effetti io sono molto felice di averlo vinto contro di loro perché per tanti discorsi non avrei mai voluto vedere lo scudetto al Napoli, non per il Napoli in sé, ma per quello che è successo, per quello che ci hanno detto, per gli insulti, per tutto quello che ogni giorno devono subire da molti tifosi del Napoli, non tutti, ma chiaramente loro fanno un po', rappresentano un po' l'immagine, purtroppo per loro soprattutto, di quella che è la tifoseria del Napoli. E quindi io sono felice che sia stata così, che sia andata così, abbiamo vinto questo scudetto contro di loro. La Roma, secondo me, è la seconda squadra più forte di questo campionato, al di là di quello che dice la classifica, anche se poi alla fine chi è stato più bravo è stato sicuramente il Napoli. La Roma per tanti motivi, anche di cambio allenatore, è stata un po' svantaggiata all'inizio, però quello che ha fatto vedere poi nell'ultima parte di stagione, in campionato, soprattutto in Champions League, ha ribadito il concetto del fatto che in effetti la squadra che dopo la Roma, dopo la Juve, è quella appunto col minor gap tra le due. Andiamo a Roma però, una gita a Roma, perché in effetti non doveva essere inizialmente, ma alla fine della partita abbiamo capito che quella è stata una gita a Roma, gita che in cui nessuno esce sconfitto, un pareggio, una partita giocata per 60 minuti, un po' a testa, e poi è scaduta nel possesso palla, con l'espulsione anche di Nainggolan, che forse è l'unico che ci ha messo anche troppo, visto che comunque ha fatto dei falli discutibili e molto gravi, che secondo me avrebbero potuto portare veramente a cose diverse. Nainggolan è un giocatore secondo me molto forte, ma che ha un livello di testa, di tenuta di pressione un po' bassina. E oggi l'ha fatto vedere, nonostante la partita, da parte di tutti gli altri, fosse abbastanza chiarita. Diciamo che comunque io sono contento per il discorso fatto prima, sono contento per tante cose. Devo dire che, vorrei poi parliamo un po' della partita, ma vorrei dire che questo scudetto, gli ultimi scudetti, più o meno da tolti appunto quei 3-4 che abbiamo vinto molto facilmente, ma alcuni scudetti, i primi scudetti sono stati vinti e la gioia era finale, cioè nel senso che c'erano molte gioie nelle partite, quelle decisive, il gol di Pirlo contro il Toro, il gol di Pirlo contro la Lazio e così via, però la gioia vera e propria arriva alla fine, solo il boato, il tripudio di tutto il pubblico, di tutti quelli che guardavano com'è la partita, il bullismo dove vado e da parte dei tifosi. Ora c'è felicità e grande gioia, ma a differenza dei primi scudetti, essendo lo scudetto una vittoria ormai, non dico scontata, perché non lo è, però una vittoria ripetuta nel tempo così ravvicinatamente, cioè nel senso che se adesso dovessimo perdere per 4-5 anni lo scudetto e poi vincerlo, la gioia sarebbe pari a quella del 2012. Però in questo caso la gioia non arriva alla fine. Io sono felicissimo, però non è che ho esultato come se avessimo vinto il primo scudetto di Conte. Là esultai in maniera, mi ricordo quella condizione di campo in cui c'era Milan-Inter su uno schermo e noi guardavamo Cagliari-Juve. Quindi quando poi il Milan insomma, ha perso contro l'Inter, noi stiamo vincendo contro il Cagliari, la gioia è stata molto in quel momento e meno nelle partite prima, perché non ci pensavamo molto allo scudetto. Ci avrebbe fatto comodo anche un secondo o terzo posto al tempo. Adesso secondo me ci vediamo molto di più le singole occasioni, la singola partita in cui vinci, contro l'Inter e così via. Quindi la gioia è la stessa come intensità, ma un po' sparpagliata qua e là nel tempo. Mentre per quanto riguarda i primi anni, alcuni scudetti, la gioia era molto condensata verso la fine, appunto, perché era quasi una novità. Ora non l'è più. Quindi ci godiamo veramente le piccole partite che sappiamo che sono quelle cose che poi ci andranno a comporre il puzzle della vittoria finale. Quindi è una cosa così che mi piaceva dire. Detto questo però ragazzi, la partita oggi si è impostata con un 4-2-3-1. Mi è piaciuta molto la difesa. Devo dire che Szczęsny praticamente non ha fatto nulla, e questo il portiere non ha fatto nulla. Due dei portieri migliori del campionato che non fa nulla, questo dice lunga su quella che è stata la gestione della palla. Difesa molto bene con 2 punti veramente positivi. Ma De Sciglio è un giocatore che ormai abbiamo capito che fa bene. Rugani e Alexandro mi hanno stupito in positivo, mi sono piaciuti, soprattutto Rugani. Alexandro qualche volta ha cercato, ma è piaciuto molto di più, molto più ordinato. Barzagli è bene. Davanti centrocampo non mi è piaciuto molto, proprio Pjanic che secondo me è già in vacanza. Pjanic ha fatto gli errori grossolani che veramente lo definiscono come il peggiore in campo, ecco, insomma, non il migliore di sicuro. Matuidi ormai non ne ha più e questa è una cosa abbastanza normale, ha corso veramente tanto.
Italia tre quarti mi è piaciuto molto Dybala che ha recuperato solo adesso dopo aver fatto un paio di mesi, due, tre mesi opachi, adesso alla fine dopo la Coppa Italia così sta veramente facendo molto bene, mi fa piacere, però un po' tardino, diciamo così. Bernardeschi non è... Bernardeschi è un giocatore un po' strano che mette tanta voglia in campo e si vede, però ha ancora molto da lavorare, contando comunque che non ha avuto continuità e poi ha avuto l'infortunio, quindi così. Mandzukic non ne ha molto in quella posizione di campo e Higuaín non ne ha proprio più, cioè Higuaín proprio non ne ha più, zero totale, ha sempre avuto dei limiti evidenti come quelli contrasti aerei e robe così, ma adesso veramente non ne ha più, ha fatto un paio di cose bene nel secondo tempo, però non vince nessun contrasto, non anticipa così, è un giocatore che arriva tardi e finisce molto prima a livello fisico, non esteticamente sta anche bene, ma poi è un giocatore che secondo me ha dato molto nei mesi centrali del campionato e ora è un po' andato. Poi è entrato Bentancur, è entrato Douglas Costa, che insomma è un giocatore che conosciamo benissimo, e è finita così. Sono contento. La Roma è una squadra che oggi voleva portare a casa il punto per non fare una brutta figura davanti ai suoi, visto che comunque la Roma aveva già ottenuto la qualificazione e il terzo posto, dopo i risultati di Lazio, Inter e così via. Però è vero anche che sono contento perché siamo usciti dall'Olimpico sani e salvi, con un 0-0, quindi va bene così. E non mi aspettavo grandi vittorie, sinceramente, al massimo un Osvaldo 2.0 per dire, cioè l'episodio che alla fine dopo una partita tranquilla sarebbe solo per così, per la figura, niente più. Non è successo, va bene così, è finita là. E detto questo ragazzi, sono 7. Quando mi dite, quando mi chiedete, se dovreste chiedermi, insomma, preferisci la Champions o lo scudetto, io vi dico che in effetti vorrei un po' tutto. Non credo che sia presunzione, ma il fatto che una squadra come la nostra deve sognare in grande per quanto riguarda la Champions e sognare con i piedi per terra, adesso che può in qualche modo vincerla, pur non essendo programmabile, perché questo non lo è per nessuno, tranne forse per il Madrid per i mezzi che ha, però il campionato lo voglio vincere fin tanto che ci sarà la possibilità di farlo, perché io non voglio non mi stuferò mai di vincere il campionato nel momento in cui ci sono dei tifosi, delle squadre che, anche dei presidenti di squadre e così via, della Laurentiis e così via, continua a assimilare odio in questo modo. Credo che la migliore risposta di quest'odio intorno al nostro ambiente sia continuare a vincere, perché noi vinciamo e siamo felici, loro perdono e non sono felici del fatto che, ma sono rosico in qualche modo, e credo sia una condizione che si metta nel momento in cui emanano tutto questo odio, nel momento in cui poi capiranno che forse la Juve non vince grazie a Jutini e così via. Tanto quest'anno ha fatto più 90 punti con il VAR, che sembrava fosse l'arma di distruzione di massa della Juve, cosa che non è stata. Quindi evidentemente questa Juve in 7 anni ha fatto qualcosina, ecco, magari ne riparleremo meglio fra 30-40 anni, quando tutti assorbiranno un po' il discorso. Forza Juve come sempre ragazzi, ora prendete un respiro, fate un bel respiro perché prossima settimana è una partita che potrebbe essere una scalcettata, no? Come tra amici, Tannarella si è retrocesso, noi siamo campioni d'Italia, ma c'è l'addio di Buffon, e c'è l'addio di Lichtsteiner e di Samoa, che sono giocatori molto importanti, al quale soprattutto a Lichtsteiner dedicherò qualcosina, Buffon credo che dovrei dedicare un canale, vediamo, però fate un bel respiro e prendete, dove sono, eccoli qua, i fazzoletti, perché serviranno signori, questa sarà una bella mazzata, io lo dico già perché a livello emotivo io, poi l'ho ribadito, l'ho detto già, e sono molto legato a Buffon per tanti motivi, uno tra i quali forse il fatto che Buffon l'ho visto tutto, forse anche più di Del Piero, contando la metà anagrafica, contando che ho iniziato a giocare alla Juve dopo il 2000, quindi ero già in 13 anni, e quindi sì, sarà una bella mazzata, ma ne riparleremo con calma e vedremo di come siamo in grado di digerire le emozioni di quella giornata contro l'Hellas, che a questo punto sarà sabato alle 6, perché sarà dura. Quindi forza Juve, intanto godiamoci la vittoria, godiamoci le feste, godiamoci tutto, ma perché per la prossima settimana non sarà una giornata di festa, secondo me sarà una giornata di festa, ma una festa un po' nostalgica, un po' quella che fu nel 2012 con Alex. Ciao. Paura, 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 paura.